Volete acquistare delle maglie, felpe, cappelli in stile Vaporwave? Neomaghi.com. E col codice sconto Peppe10 avrete il 5% di sconto. Link in descrizione. Ma buon salve a tutti, buon salve a tutti. Come sapete, da un po' di tempo a questa parte è diventato virale il meme di Marco Togni che fa congelamento, non ho più Elisir, non ho più Elisir. E cosa ho deciso di fare quest'oggi? Mi sono salvato un po' di TikTok riguardanti questo meme e andremo a fare questa reaction. Mi mancava un po' reagire a TikTok, a memini. Prima di iniziare, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale. E se volete seguirmi nei social, tanto per, iniziamo con il primo. Allora, vi dico subito che questo meme è diventato così virale che lo dicono tutti, tutti, grandi, piccini, chi più ne ha più ne metta. Iniziamo con il primo, che niente poco di meno, Grimbaud. Pure Green ha detto questo meme, ha citato questo meme. Molto gentili. Non ho più Elisir. Non ho più Elisir, non ho più Elisir! Com'è che Tronco. fa? Tronco, non ho più Elisir! Tronco, non ho Elisir! Perfetto, non ho semplicemente salvato solo i TikTok riguardanti il meme non ho più Elisir, ma anche altri memini riguardanti Marco Togni in questo ultimo periodo. Profumo all'olfatto dà la stessa sensazione della vera Coca-Cola. Wow, signor Marco. Andiamo a provarla. La degustazione? A me mi preoccupa Marco quando fa ste cose. Per decidere se questo è un sì o è un no. Saprà di vera Coca-Cola Io che cazzo ne so? o no? Guardatelo, con che sguardo, con che faccia. Che Sa di vera Coca-Cola! cazzo di sostanza si prende prima di registrare i video, signor Marco? Non se prenda la troca. Ecco, quello che dicevo prima, che tutti lo dicono questo meme di non ho più Elisir. È arrivato pure sta signora. Congelamento, non ho più Elisir, non ho più Elisir. Tronco che mi salva le Strix. Congelamento! Si vede questa che è del sud, si vede. Congelamento, tronco. Perfetto, signora. Tu sì che vali. Non ho più Elisir, non ho più Elisir. Bella sta versione. Tronco, non ho Elisir. Tronco che mi serve in extremis. Madonna, le versioni modificate le amo. Non ho più Elisir. Tronco, non ho Elisir. Tronco che mi serve in extremis. La faccia finale è stupenda. Congelamento, non ho più Elisir, non ho più Elisir. Voglio imparare a fare sti video. Tronco, non ho Elisir. Tronco che mi serve in extremis. Elisir, non ho più Elisir. No, non ho più Elisir la vendetta. Teolo che mi serve in extremis. Ma che Marco Togni adesso, se avesse avuto l'Elisir. No, vabbè. Ma delle cagate più odiate di sé. Ma che cazzo? Congelamento, non ho più Elisir, non ho più Elisir. Ma cosa sto trovando? Anzi, cosa ho trovato? Mi serve in extremis. Mi. C'è una poop su TikTok. Deve aver capito che non ho più Elisir. Ben poco da fare se non incassare, se non incassarsi. Ma che cazzo? Lui è ancora quel maledetto arciere pirotecnico. Io boschio io alla destra. Attenzione però alla mongolfiera, un avversario con cazzate pericolose. Bug. Ok, signor Marco, ok. No, mi hanno rimosso il video. Maledetti. Sì, merzene, ma sì. No, la versione reverse. Marco Togni evoca Satana che gli fa vincere la partita. Beh, mi sembra ovvio. Non lo muore. Risilui, non lo risilui, non lo nemmeno. Sì, merda. Ah, sì, merda. Risilio, non lo muore. Risilui, non risilui, non. Questa è la versione migliore, c'è da dire, finora. No, questa è bellissima, Marco Togni con Gangsta Paradise. Questi sono i memini che amo di più. Stupendo. Tronco.
Stupenda, io voglio la versione completa, voglio la versione completa. Tutto il video di Marco Togni che gioca a Clash Royale in versione Gangsta Paradise. Uscirebbe una perla. Quando la più figa della scuola si piega per raccogliere la penna. A chi non è mai capitato di vedere questa scena stupenda? Oh vai a mia! A chi stga? Marco Togni napoletano? What the fuck? Signor Marco, ci deve dire qualcosa? Pop, gli americani reagiscono all'11 settembre. E attenzione alla soccronazione, giocata magnifica la sua! Due gol si trasformano in quattro gol e negli sgarri in pochi istanti distruggono il pick, c'è poco da fare però! No, la torre è persa! È uguale! Posso dire che ci sta come reaction. Quando lei ti chiede di dedicarle una canzone. Mazzina, con gli occhi belli da bambina, due tette grandi da paura. Era l'inizio di. Marco, che cazzo di canzoni canti? Na-na-na. Poi lei lo invitò a casa e gli cucinò il ramen. Perché lui diceva ho sete, ho fame. E poi lui si innamorò. Fecero come le tre cive. No, no, Marco, no. Na 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 na. Dopo due giorni le chiese perché mi ami. Lui disse perché sei una brava cuoca e che Dio ti benedoca. Che Dio ti benedoca. Che cazzo dici? Te mi piace anche la foca. Ma... questa è poesia pura. Anzi, come direbbe Ivan, poesia in movimento. Prova ad ascoltare quest'audio senza pensare male. Sempre Marco Togni. Quando lo mettete in bocca, dovete metterlo in bocca tutto insieme. Cioè, cercate di non dividerlo in due parti. Signor Marco. Molto più, si assapora molto meglio mettendolo in bocca. Tutto quanto, non preoccupatevi, sembra grande ma in realtà vi rimane, vi sta tutto. No, io mi dissocio, io mi dissocio. Marco, evita di dire ste cose, evita. Quando scopri che la tipa brasiliana da discoteca di ieri sera non è trans. Ma non pensavo mica che andava così questa partita, pensavo di perderla. Ma è bella la cosa che fa. Stupendo, è stupendo. Andiamo avanti che è meglio, che qui abbiamo certe perle. Congelamento, non ho più elisir, non ho più elisir. Questa è un'altra delle perle. Tronco, non ho elisir. Tronco, che mi serve in extremis. Ma bananaggio, ma ti puoi vedere Marco Togni che non ha elisir? Secondo me questo meme spaccherà l'internet. Secondo me. Sempre se non ne abusiamo. Congelamento, non ho più elisir, non ho più elisir. Non mi ricordavo di averlo salvato due volte. Vabbè, fa sempre bene rivederlo. Tronco, che mi serve in extremis. Io che sbatto il mignolo alle 3:33 di notte. Allora, strega madre, un porco! Un altro porco ancora, guardate quanti! Quanti porchi! I pipistrelli, da lontano la strega madre, un porco! Un altro porco ancora, guardate quanti, anche con la furia del boscaiolo! Quanti porchi! Se succede veramente, altro che porchi, direttamente nomi di santi nominati uno ad uno. Però devo dire che è una bella descrizione, una versione family friendly delle bestemmie. Pop, sei Marco Togni, un'altra signora che ci vuole imitare Marco Togni mentre non ha elisir. Congelamento, non ho più elisir. Tronco, non ho più elisir. Tronco, che mi serve in extremis. Tutti dicono congelamento. La signora merita un premio. Merita un premio per aver fatto il miglior TikTok della storia. Adoro. 92 minuti di applausi. E penso di aver detto tutto. Finiscono qui i tic e toc su Marco Togni, non ho più elisir. Beh, non ho voluto salvarne altri perché sennò sarebbe durato 20 anni. Peccato per il video che hanno rimosso perché sarebbe stato un degno avversario. Ma dettagli. Io direi di chiudere qua questo video. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi su tutti i social possibili ed immaginabili che trovate il link in descrizione. E detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. E speriamo che Marco Togni ritorni ad avere elisir.